Buon pomeriggio, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati. Oddio, questo tempo, guarda. Questo è un tempaccio. Ogni tanto si blocca tutto, ogni tanto non vediamo più nulla. Però ce l'abbiamo fatta per ora. Allora, siamo tornati. Questo è il news blog. Ah, però vedi, qualcuno già ci scrive: ragazze, siete ragazzi, siete bellissimi. Meno male, grazie. Almeno siamo sicuri che ci vedete. Grazie, Sara. Grazie, Sara. Grazie, grazie, un bacio, Sara. Allora, quindi. Volutamente ho spostato un pochettino la telecamera in maniera da riprendervi meglio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti quanti ci stanno ascoltando. Oh, finalmente siamo tornati. Oggi siamo furiosi. Chissà perché siamo furiosi oggi. Oggi siamo furiosi, hai detto la parola giusta. E non è il maltempo, mi pare. Non è il maltempo, anche se questo tempo sta dando fastidio un po' a tutti. Noi siamo sempre da Roma, ricordiamolo, dove c'è una giornata piuttosto uggiosa. Uggiosa. Anche se abbiamo sentito poco fa la D'Urso, ci ha detto: tranquilli ragazzi, tanto poi esce il sole. Ma speriamo che carina. Sta donna, vedi com'è carina. Ora che ce l'ha detto lei, siamo tutti più contenti. Ecco. Vabbè, bando alle ciance, quanto mi piace questa frase. Presentiamoci, allora. Io sono Angelo Cicero, a fianco a me Ferdi Tripodi. Confermo, sono io. Confermo, stupendo. E alla regia sempre e comunque Max Verducchi. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Max, che cosa non possiamo non fare alla partenza di Newsblog? Ovviamente, come sempre, si parte con l'immancabile, lo diciamo tutti in coro, sigla! Sigla! Questa cosa... Che c'è? Speriamo. Che state guardando? Ah, eccola. Un modo alternativo, con sguardo complessivo, per raccontare fatti ascolterai. Chi fa tante battaglie, chi un battito di ciglia, dal conduttore attento il fatto avrai. Chi sballa da vent'anni senza dirti mai la verità. Alle sue faccende, Max, io non so se il microfono è acceso perché non mi sento. Ragazze, oggi siamo proprio in balia. Io sento. Ah, ok, scusate, ok. No, oggi siamo in balia di questo brutto tempo, quindi siamo... Comunque facciamo riprendere un po' Max, dicendo che Claudia ha scritto: Max è decisamente il più bello. È di parte. È di parte. Chi è che ha scritto questa Claudia cosa? Claudia Biancareggio, assolutamente di parte, non ci crede nessuno. Io ti ringrazio, sei molto carina. Aspetta che mi faccio un bel primo piano per farti contenta. Io non sono pienamente d'accordo. No, sono d'accordissimo, sono bellissimo. E rifaccio la ripresa su Ferdi e su Angelo perché è meglio. Ecco, così. Oggi è una giornata difficilissima, ve lo posso garantire. Ragazzi, siamo partiti già questa giornata difficile. Vabbè, dai, però dobbiamo andare avanti, Ferdi. Andiamo avanti. E iniziamo subito col trattare gli argomenti del giorno. Eh già. Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Io vorrei iniziare. Ti cambio la scaletta in diretta. Ti Oddio, adesso però mi dai, ecco. Mi dai lavoro, perché io qua ho ordinato giusto come per sono. Giusto per metterti un po' l'ansia. Dai. No, ma perché è una cosa che ci devi raccontare tu, Ferdi, in realtà, perché è successa a te. Ah, ma stai parlando dei boccoli. Sto parlando di Boccolino d'Oro. Stiamo parlando di lui, di Valerio Scanu, con cui Ferdi questa settimana ha avuto una discussione via Twitter. Sì, raccontacelo sì, un po', Ferdi. Perché purtroppo pare che si sia offeso riguardo ad un mio post, diciamo. Perché, come pochi sanno, perché sono pochi quelli che lo sanno, esatto. Il 17 dice: dici Max, dici, intervieni. Abbiamo un problema tecnico. Vi sentite in cuffia? Io sì. Noi ci sentiamo in cuffia. Okay, da casa riescono a sentire? Da casa rispondeteci. Sì, credo di sì, perché Francesco Orciuolo. Che poi devo dire una cosa in diretta. Yeah, noi non ce l'aspettavamo oggi. Francesco ci ha ripensato? Cioè, oggi non ci devo seguire, Francesco. Vedi come mi informo? Sì, ci ha ripensato. Ecco. Ok. Guarda, Francesco è uno che non si tiene, poi ti risponde male. Lo so, ma già mi ha risposto male anche lui. Già mi ha trattato male su Facebook. Ecco. Ma io lo perdono. Lo perdoniamo. si perdona. Ecco, vedi. Tra un po', Francesco, ti scaglierò contro la furiosa. La furiosa, è vero, lei. Allora, quindi. Stavamo dicendo, sì. Ferdi, raccontaci di questa discussione con Scanu. Allora, per farla breve, no? Come in pochi sanno, perché è un dato di fatto, lo sanno in pochi, che il 17 dicembre, quindi dopodomani, tra qualche giorno, Scanu all'auditorium avrà un, chiamiamolo, concerto, senza esagerare. Concerto, diciamo una riunione tra amici. E io giustamente, sotto a quello che lui ha postato dicendo questa cosa,
così bonariamente, ma per scherzare. Hai deciso di insultarlo palesemente. Ma non ho insultato, Angelo, non ho insultato. Che l'hai scritto? Che l'hai scritto? No, ho solo scritto: già il Natale è triste, non è un granché, causa crisi economica. Ci si mette pure Scanu con i suoi concerti, stiamo bene, no? Ah, ecco, bene. E che è successo? Fin lì niente di che, cioè, non niente di che, i suoi fan adolescenti. Ma perché tu non sai che ci sono le classiche, si può dire, chiamate bimbe minchia. Ah, così li chiamano, allora, questo però l'hai detto tu. Questo l'ho detto oggi, io, questa volta l'ho detto io. Quindi fan di Scanu, prendetevela con Cicero. Esatto, subito vanno ad attaccare chi tocca infatti, il proprio idolo. Infatti, guarda, io c'ho le notifiche di Twitter che mi arrivano sul cellulare. Sì. Ho dovuto abbassare la suoneria perché almeno 200 messaggi di questi fan impazziti che mi volevano in tutti i costi annientare con parole, non ti dico, vabbè. Ma oltretutto, dai, non sei neanche stato così cattivo, io pensavo no, peggio. Ma poi non sai cosa è successo, perché io giustamente poi ho scritto i fan di Scanu su Twitter, le mie critiche sanno solo... Allora, voi non lo sapete, ma Ferdi si è addirittura stampato sì, i tweet con gli insulti dei fan, cioè, di Scanu. Sì, perché io dimentico, io non mi ricordo, cioè io la memoria... Noi abbiamo la memoria a breve termine che non funziona tanto bene, io sono uguale. E quindi ho scritto i fan di Scanu appunto su Twitter, le mie critiche mi sanno solo attaccare, no? E così non hanno altri argomenti, poverini, sempre bonariamente. Certo, vabbè, certo. E lì allora il re sul tempio di Scanu non ha tollerato questo mio dire. Ci credo. È intervenuto dicendomi non solo che io non dovrei definirmi critico perché sono un apogeo di ignoranza, ma poi io gli ho scritto: tu dovresti non definirti cantante. Lui mi ha scritto poi È stato proprio uno scontro. Sì, uno scontro che poi lui addirittura mi ha detto: tu per il decoro pubblico dovresti fare solo il testimonial di Ceramiche Dolomiti, una cosa del genere. Tu lo sai, Ferdi, che l'odio è il sentimento più vicino all'amore. Sì, tant'è quindi vero che io ho paura. Secondo me prima o poi ti invita a cena. Io ho paura. Allora lui concludiamo questa discussione quando lui mi dice: tu puoi fare nella tua vita solo il testimonial per Ceramiche Dolomiti. Allora io per il decoro pubblico. Per il decoro allora pubblico. Io gli ho risposto: parli proprio tu di decoro pubblico, dovresti cominciare a far togliere da Roma i tuoi cartelloni che macchiano i muri romani. Comunque vabbè, una piccola discussione. L'hai distrutto praticamente, Ferdi, cioè, vi siete sì, uccisi. Diciamo di sì, però non lo faccio più. Non lo faccio più perché ti devo dire, guarda, è stato stressante. Mamma mia, guarda, fino alla sera, fino a che proprio non anche perché l'ora, finisce tutto, la magari sicuramente la maggior parte manco ti conoscono, di cosa avranno argomentato. Sì, infatti, che poi io devo dire sia Scanu che i suoi fan, a me ragazzi le ceramiche piacciono, quindi se mi invitano a fare da testimonia. Vabbè, in già questo una periodo volta... di crisi, anzi un bel lavoro non farebbe male a nessuno. Un po' come la Litizzetto, no? A noi ci chiamano per fare i calendari, quelli dei tombini, però voglio dire, è già un qualcosa, no? È certo. Allora, noi comunque... Io, scusate se vi interrompo, prego. Parlando di Valerio Scanu, un piccolo regalo per il nostro Ferdi. Meglio forse che esco. Bravo Max. Vediamo. Sei stato molto sincero, dai, diciamo la verità. Nel frattempo che parlate continuano le immagini di Valerio Scanu, per cui torniamo su di voi che siete molto più belli. Grazie, oh, Max. Grazie. Però devo un dire aveva Max. Quello che ha vinto in quel Sanremo è stato la sua sciarpa. Molto carina la sciarpa, vero? Sì, i boccoli un po' meno. Che magari. Qui io sinceramente adesso mi avete preso di sorpresa, perché io l'avevo lasciato mentre lui faceva l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi con le trote, là, non lo so. Questa mia ignoranza, perché sinceramente nel frattempo facciamo una bella ripresa sulla strada. Guardate quanto piove a Roma. Mamma ragazzi, mia. È una cosa allucinante. Con questa bella macchina in bella mostra. Allora, anzi, se volete fare dispetti per qualcosa che magari dice che non vi piace, ora la riprendo. Ecco quella. Ah, non si vede la 2500. Peccato, se no dicevo così la targa. Vedi, se volete così, se volete. Allora, intanto per rendere partecipe Max, i nostri. Scusami, puoi abbassare un pochino la base perché è veramente tanto alta, grazie. Ok, scusami Ferdi. No, tranquillo. Allora, il resto volevo dire, per rendere partecipe i nostri fan, volevo dire... Allora, intanto salutiamo Andrea, Sara, poi vediamo se più avanti possiamo accontentarti. Poi volevo dire Francesco Orciuolo, Scoop, difende me oggi. Strano, come mai Francesco? Allora dice Scanu nemico del popolo. Vabbè, Vedi. Addirittura, dai. Vabbè, così. Perché è una cosa su cui tutti siamo d'accordo, secondo me. Ma Ferdi, se non mi sbaglio, è stato il video che abbiamo visto, rappresentava l'anno in cui Scanu ha vinto Sanremo. Sì, ha vinto. Era il suo anno. Diciamo che ha vinto quel bell'uomo di Maria, diciamo la verità. Diciamo però aveva quel bell'uomo di Maria che aveva nome Valerio Scanu. Esatto, ma diciamo secondo che me. Alla poi, fine vabbè. È Maria De Filippi che regna su tutto, compreso Sanremo. Regna sovrana. Regna sovrana. Anche se quest'anno Sanremo
a Sanremo non, da quanto ho capito, non possono partecipare uscenti da programmi talent. Cioè, chi è uscito quest'anno da un talent come sì, amici. Sì, vabbè, eccetera, ma io questa eccetera. La trovo un'altra di quelle poco, come posso dire? Poco nel attendibile. Senso, non è che se sono uscite l'anno scorso, sono uscite, sempre talent era. Esatto. Quindi voglio dire, ragazzi. Oltretutto non so se hai visto, ma quest'anno. Sì, ho saputo anche già i nomi, che poi più avanti ne parleremo. Esatto, oltretutto. No, stavo dicendo proprio quello: che non so se hai visto che proprio quest'anno è X Factor a fare da padrone. Sì, sì, infatti, è proprio X Factor. Ecco, aspetta, io c'è uno scoop, perché, allora, facciamo una cosa per cui potremmo essere anche denunciati, Ferdi. No, no, aspetta, io. No, diciamo il nome di chi lo dice, okay, almeno denunciano okay, lui. Esatto, Francesco Urciuolo ci scrive, non scherzo, ma qui c'è una persona che sa chi è il fidanzato... Di Valerio Scano. Di Valerio. Quindi stiamo parlando di... Francesco Urciuolo, lo sai che poi ti vengono ad arrestare? Allora, noi decliniamo ogni responsabilità da qualsiasi sì, sì. da qualsiasi dichiarazione venga fatta da Francesco Urciuolo. Guarda cosa mi ha detto, cioè adesso basta, per tutta la trasmissione non parliamo più di lui. Mi ha detto, Ferdi, difendo te perché tra i due mali scelgo quello minore. Ecco, ecco, vedi. Basta, mi sono offeso. Vabbè, basta. Ha vinto dai Francesco. Toglilo dalla pagina nostra, blocchiamolo. Allora... comunque io volevo presentare brevemente i nomi dei partecipanti di questi, i nomi dei big sì. che poi secondo me non sono esattamente tutti big dei partecipanti a Sanremo di quest'anno. Allora faccio io l'elenchino. Sì sì, bravo. Allora, Marco Mengoni, che è uscito assolutamente da X Factor, quindi siamo a uno. Elio Le Storie Tese, giudice di X Factor. Cioè questo poi secondo me è uno di quelli che vabbè. Meglio che non parlo. Non scrivono, cioè, non sono canzoni sanremesi quelli di le canzoni scritte e cantate da Elio e Le Storie Tese. Secondo me non sono canzoni sanremesi. Beh, bisogna vedere che cosa porta. Magari. Vabbè, che abbiamo Marisa Lorito che cantò. Non cantò il babà. Il babà è una cosa seria, tipo una cosa del genere. Ecco. Marisa Lorito non ce ne volere. Marisa Lorito non ce ne volere. Scusate, ho preso la papera. Perché so che ci segue, quindi non ce ne volere. Ecco. Nulla contro la canzone, chiamiamo, era una canzone simpaticissima. Comunque. Ecco. Poi Malika Ayane, che effettivamente vabbè, lei tanto. Voglio dire, sì, è una bella voce. È dai, un omone, anche io sono molto contento. È un grande ritorno Maria Nazionale. Oh, e qui ti interrompo perché? Perché Maria Nazionale, un po' di tempo fa, ha cantato una canzone molto bella con un personaggio molto simpatico. E questa è la canzone, ascoltiamola insieme. Vai. Ma è fantastica. Lei... Beh, devo dire che comunque Maria Nazionale è un bel personaggio. È una bellissima voce. Ma tu non so se hai visto, Ferdi, che Francesco Urciuolo è impazzito commentando. Mamma mia, guarda. Su Maria Nazionale, perché lui è un grandissimo fan. Di chi? Ah, di Maria Nazionale. Esatto, okay. Esatto. Ma è napoletano lui, di origine? È ah, è campano. Sì, no, testimonio il fatto che sa a memoria tutte le canzoni. Ecco, ah, ecco. Okay. Ma no, io, ecco, vedi, su questo siamo d'accordo, mannaggia, vedi. C'è magari qualcosa che non va, ma ragazzi... C'è qualcosa che non va. Secondo me è amore, in realtà, io te l'ho già detto. Beh, però devo decidermi, o Scani, o lui, o qualcun altro. Vabbè, abbiamo capito, prima o poi dobbiamo invitare in trasmissione anche Francesco Urciuolo, così finalmente... Ah, oddio, scusa, mi ha detto come ti permetti, io sono di Salerno, vabbè, stai di là, dai, madonna. Sempre la campagna di campagna si parla. Com'è pesante, già non mi piace più. Ecco. Allora, comunque, andiamo avanti. Tra gli altri, Maria Nazionale, Max, scusa, abbassaci un pochino la base perché ci sentiamo un po' male. Parla per te. Ecco. Dopo Maria Nazionale ci sarà anche Daniele Silvestri, che io a me effettivamente piace, devo dire la verità. Sì. Oltretutto è un gradito ritorno perché da tanto tempo che non sento sue nuove canzoni, quindi sono anche curioso. Annalisa, ed ecco qua Maria. Poi, sì, Annalisa, e a me piace molto questa ragazza. Vedi. Sì, questa ragazza che è uscita anche lei da un talent che è Amici, no? Qualche sì, anno fa, sì. Poi è stata anche tra i big, eccetera. Devo dire che a me piace molto. Io ho comprato anche il suo ultimo CD, lo voglio dire, proprio perché ma mi sei piace un fan. Molto. Sì, Annalisa ha un timbro di voce che mi piace. No, ma è molto brava, è molto brava. Ma c'è da dire adesso, tornando anche al discorso di prima, anche Scanu comunque ha il suo perché. Il problema di Scanu è l'immagine, secondo me. Vero, sì. Fatto sta che comunque anche lui è una bella voce. Poi volevo parlare di un no, non è che rido, per carità, ecco, sarà sicuramente no, ma sarà sicuramente una band diciamo non famosa, perché qua dice che è un gruppo amatissimo che ancora non ha
avuto enorme visibilità. Marta sui tubi. Questa Marta sui tubi, guarda che tutti guarda che hanno parlato Max non no, perché c'è Max di là che voi non lo vedete, ma quante ve ne di, cioè quante ne dice, peggio di noi. No, ragazzi, scusate, una che parte povera Marta, nome sui tubi. Marta sui tubi. Hai capito? Cioè. Io per quello, bravo, hai pensato la mia stessa cosa. Ho fatto una faccia, me la dire. Sentita mai? No, no, nemmeno io. Ma cosa, Marta sui tubi? Che no, allora io vi devo subito dare una chicca. Marta sui tubi non è una femmina, non è una donna, è un gruppo, ragazzi. È una band, Marta sui tubi, e appunto dico io. Ma no, ma non, per, non perché lo conosco, ma perché ovviamente avendo la Trebig ho detto o sono io quello ignorante o qua c'è qualcosa che non va. Quindi sono andato a vedermi qualche video. Ecco, Ferdi ride. No, perché rido perché oggi è già la seconda volta che ci hai dato degli ignoranti. Tra un po' usciamo, ti lasciamo solo qua, voglio vedere cosa fai, guarda. Ecco, ecco. Comunque, allora, andando avanti, io mi sono perso il nome dei cantanti, eccoli. Allora, abbiamo detto Annalisa, Simone Cristicchi, che a me sinceramente non fa impazzire. Simone Cristicchi. No, che poi posso aprire e chiudere una parentesi, certo, brevemente. Abbiamo leggermente litigato. Io litigo con tutti, cioè, ma mi odiano tutti. Ma tu guarda, una cosa leggermente oggi stamattina su Twitter litigato perché lui ha parlato di un fatto importante come la pedofilia e secondo me ha detto una battuta che io gli ho scritto. Questo tuo scherzare su un argomento così importante dimostra la tua poca intelligenza. Beh, le furie. Siamo d'accordo, siamo ma d'accordo. Ma dai, insomma, si offendono subito. Vabbè, no, soprattutto ha fatto benissimo. Anzi, devi prendere a parolacce. Bravo. Vedi, anzi, Max, come ho fatto io su un argomento che tra poco tratteremo. Voglio andare con Max in regia. Basta, vai, vai, va bene, mi vuole abbandonare. Allora, quindi, tolto Simone Cristicchi, Marta su YouTube già l'abbiamo nominata, Alma Negretta. Che da tanto chi non sente in realtà non conosco neanche particolari le loro canzoni, sono sincero. Dopodiché Max Gazzè, Rafael Galuazzi, che è un altro nomone big. Mamma mia, mai sentito una canzone. Ma Fabio Fazio canterà? No. Fabio Fazio canterà, chissà. Potrebbe essere, perché ormai sta facendo praticamente tutto lui. Chiara Galeazzo, che è la vincitrice uscente di X Factor. Sì, appunto. Vabbè, quindi, uscita è bravissima. Bravissima, ma questa uscita. Il problema, sai qual è? Secondo me, che danno troppo spazio ai talent. Cioè, ma questi ragazzi hanno già avuto. Ma non ci credo che. Date spazio, perché noi ne abbiamo in Italia bravissimi ragazzi che ragazzi, ragazze che hanno delle voci assolutamente da Sanremo, esatto, secondo me, esatto. No? In passato abbiamo avuto pure modo di ascoltarle, poi magari non. Ma infatti hanno non ci strada. Credo che non esista nessuno al di fuori dei talent. Ma mamma mia. Sai cos'è? Che secondo me funziona tutto ad audience, Ferdi, quindi sì, comunque è vero, se tu verissimo. Metti comunque se ti metti qualcuno già conosciuto, Sanremo. Salutiamo anche Christian Sanchini che ha mandato il cuore, ma è mio, quindi ecco, l'ha mandato a me. Ecco che. Okay. E scrive anche Max l'ho visto bellissimo. Prima io, me lo prendo io il cuore. Vabbè, prendi tu, tanto io metà io e metà Max, tu basta oggi. Christian, ti ringrazio ma non ti lavo i piatti. Ecco, quindi dovete sapere che Christian è il nostro amatissimo coinquilino e anche lui ha una trasmissione su Siu TV oggi. Io mi impappino. È il tempo, ma è il poi tempo. Volevo dire un'altra cosa, sto ridendo perché ragazzi già litighiamo qua io e Angelo che ci odiamo. Ecco. No, non litigare, cioè stanno litigando. Io invito tutti a vedere i tre commenti che litigano tra di loro. Francesco, ti offrirò un tiramisù da Pompi, si può dire Pompi? Sì, dai. Pompi, sì. Dai, ti okay. Ti offrirò un tiramisù da Pompi, fai il bravo, su. non cadiamo nella volgarità. Esatto. No, vabbè, ha ragione, Pompi comunque. Pompi è un negozio buonissimo. È un bar, che cos'è quel luogo? Pasticceria bar buonissima che sta a Roma. Compra anche tu un tiramisù da Pompi. Ecco, vabbè. Compra anche tu un tiramisù da Pompi. Pompi, fai tiramisù. Ecco, Pompi, ragazzi. Pompi. Allora, ok, dopo Chiara, quindi vincitrice di X Factor, i Modà, che a me sinceramente piacciono molto. E poi Simona Molinari e Peter Cincotti, che sono altri due che non conosco. Che non conosciamo. A questo punto, parlando di musica, io direi di fare di ascoltare un po' di ottima musica, ragazzi. Perché ottima. Io adoro questa donna. Io questa donna veramente la amo. E, è una grande cantante australiana e ha partecipato anche a festeggiamenti per i 60 anni di regno della nostra regina d'Inghilterra. Lei è Kylie Minogue, che è da Doma Way. Immensa Kylie. E rieccoci, siamo tornati. Ferdi, ora abbiamo una cosa importantissima. Sì. Una cosa veramente da scoop giornalistico. Infatti entriamo un attimo serietà, no? Perché abbiamo. Sì, sì, vediamo. Un attimo serietà, vabbè, non ridere. Cioè, no, tu devi comunque, essere serio. Abbiamo una chiamata non prevista, importantissima.
che dovete assolutamente sta squillando, mi dicono di sì dalla regia, allora, dalla regia che sta chiamando, ok, molto importante, abbiamo un piccolo problema tecnico, stiamo prendendo la chiamata, okay. Ah, okay, intanto diciamo che Mauro Angelozzi c'è, ciao a tutti, ciao, è con noi, c'è. Mentre Cristian Sanchini scrive All Eyes on Us. Che cos'è? Perché io sono un po' nella letizzetta, io non lo so l'inglese. È la nuova canzone di Britney Spears, la nuova fantastica canzone che si chiama Scream and Shout. E questa è una delle frasi. Dopodiché Francesco Orciuolo dice: saluto il mio amico Pizio. Pizio, Francesco, spiegaci chi è Pizio. Francesco, cosa hai bevuto? Ecco, cosa hai bevuto, perché non capiamo. Diciamo che è l'ora del tè. Esatto. Non mi pare che non avevo. Adesso si offende, mo vedrai. Esatto, esatto. Allora, noi nel mentre stiamo sempre aspettando la nostra ospite che arriverà a breve. Arriverà più furiosa che mai. Chissà se si vestirà di rosso. Ultimamente ama il rosso. Sono curioso, oltretutto, lei con questa vita bastarda con cui ce l'hai in questo periodo. Vero, è un po' così, ma aspettiamo, siamo che curiosissimi. Poi, che sentire. Poi oggi mi sono oggi in questi giorni mi sono documentato del perché di vita bastarda e devo dire che è una bella cosa, no, ma... una vita bastarda, nel senso una bella cosa, la spiegazione perché c'è, cioè, che poi ci darà lei, certo, però devo dire una bella... Max, allora, come siamo messi? Questa telefonata, possiamo riceverla? Ci siamo? Ok, pronto, chi parla con noi? Non si sente, pronto? Non si sente, niente. Niente, è caduto di nuovo. È caduto e non si capisce. Allora, iniziamo allora a parlare. Comunque diciamo una cosa, che oggi qua con noi abbiamo quel bel figliuolo di Pancio. Di Pancio. C'è Pancio oggi con noi. Del nostro, come si dice, mega direttore, direttore intergalattico. C'è, è arrivato la chiamata? È arrivata la chiamata? Ok, pronto? Buonasera, buonasera, no. Buonasera. Ma è benedetto sedicesimo. Buonasera. Buonasera, padre. Cari, voi siete due cittadini italiani. Purtroppo, per fortuna, voi siete sì. Cristiani e credete nel Signore, nostro Signore. Io sempre, sì, sempre comunque, sempre comunque. Sono molto felice di fare partecipazione a questa trasmissione che io seguo attentamente. Santità, le piace? Cosa pensa di Newsblog? Io penso che dovete fare sempre il messaggio del Signore. Potremmo perché fare... Perché voi pampini dovete portare la pace nel mondo. Ha detto pampini? Ha detto pampini. Ho detto pampini. Ah, capito però, vede padre. Dovete portare pace nel mondo e non mai fare... unione omosessuale, padre, perché padre, è contro pace nel mondo. Omosessuale. La ringraziamo, padre. Volevamo chiederle, ma ha letto i messaggi su Twitter? Ho letto messaggi su Twitter e ho anche risposto a Max Vertucchi. Cosa le ha scritto? Esatto, Max? Cosa le ha scritto Max Vertucchi? Non posso dire parolacce. Oddio. Ma mi sa che in questi giorni ne sono arrivate tante di parolacce. Mi sono arrivate tanti consigli. Mi hanno chiesto un pacchetto di sigarette perché in Vaticano costano meno. Padre, ma io glielo chiedo in diretta, visto che gli ho scritto non mi ha risposto. Me la paga lei l'IMU, visto che a lei è andata bene, a me un po' meno? Io non pago IMU perché sono tutti edifici storici. Quindi nemmeno neanche la mia. Certo. Le diamo sempre ragione, ringraziamo. Noi l'aspettiamo comunque. Esatto, guardi, siamo come qui nostro ospite. Guardiamo sempre, speriamo che arrivi la Papa Mobile con lei su. La Papa Mobile dal meccanico, perché ho fatto cambio dell'olio. Va bene. Ringraziamo Santità. Grazie per la chiamata. Allora, tutto questo perché cosa, Max? Tutto questo per dire che il Papa ha dichiarato durante una delle sue conferenze inutili, scusate, con tutto rispetto per chi è religioso eccetera, però vabbè, diciamo che fa delle conferenze, giustamente il Papa ogni tanto decide di fare delle dichiarazioni. La dichiarazione specifica, che non è andata molto a genio come anche a molte altre persone, è che sembrerebbe che l'eutanasia e le unioni omosessuali e l'aborto sembra che siano contro la pace nel mondo. No, ma oltretutto non è esattamente stata una sua dichiarazione, ma questo è un estratto dal discorso che lui farà il 1 gennaio 2013 per la giornata mondiale per la pace. Esatto, quindi quello che io personalmente, visto che si parlava di Twitter, visto che il Papa ha twittato, il suo primo tweet ha fatto è stato ripreso, poi abbiamo anche un video in merito, io ho scritto una
una parolaccia, diciamo, al Papa, indirizzata. Quindi tu ti sei proprio andato, sei andato proprio. Sono andato proprio diretto, sì, proprio a chiocciolina pontifex underscore itilio, scritto in maniera proprio chiara, senza mezzi termini, è tutto attaccato, ma vattene a fanculo. E scusate la parolaccia. Ma qua siamo liberi di fare tutto e di dire quello che vogliamo. Comunque, Max, da casa intervenite in questo momento, perché è molto importante, no? Questo alla fine è un discorso serio. Esatto. Cioè, se volete mandarlo a quel paese, tranquillamente, potete farlo. Oltretutto, io volevo leggervi il primo tweet del Papa, perché lui, una volta entrato in questo mondo di tweet, niente, è impazzito. Completamente impazzito, ogni giorno sta scrivendo qualcosa. Del primo tweet in particolare è: cari amici, è con gioia che mi unisco a voi via Twitter. Quindi si unisce a noi via Twitter. Si unisce, si è unito. Grazie per la vostra generosa risposta, che sono stati per la maggior parte insulti. Io sono curioso di sapere se lui li ha letti. Vi benedico tutti di cuore, che potrebbe essere quella che in sardo si chiama mazzina, cioè tipo una iettatura, una... capito, una porta sfiga secondo me. Io vorrei, non la leggo, non ricordo a memoria, un tweet che mi ha fatto ridere è stato questo, indirizzato appunto a chiocciola pontifex underscore t. Un ragazzo ha scritto: Papa, ma se con Calfort la lavatrice vive di più, si può ritenere accanimento terapeutico? Ma io ne ho altri, sono molto arrivati tempale. Tantissimi Twitter. Sì, ma io Twitter. Anche altri, per esempio, riesco a tramutare l'alcol in vomito, posso avere il brevetto per i miracoli? Sono fantastiche queste. Beh, c'è pure chi gli ha detto: ma quando vai dal barbiere gli chiedi la messa in piega. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini del Papa che fa il suo primo tweet. C'è una sala intera riempita di persone a vedere questo vecchio, questo signore di 80 anni che stava twittando, cioè, ecco. Ma sti grandi. Che poi, sinceramente, sì, a parte brava, quello, l'hai bloccato no? Il momento giusto, Ferdi. No, vabbè, non volevo bloccarlo perché no, io sono d'accordo, però, a parte quello, tutte queste persone qui, no, hanno anche applaudito quando il Papa ha inviato. Appunto, no, ha pure detto quello che appunto avete annunciato voi all'inizio, no? L'eutanasia, aborto e nozze che minacciano la pace. Cioè, ma ragazzi, ma o è l'età, è l'Alzheimer, quindi diccelo, che almeno noi ti perdoniamo, lo capiamo e va bene. Sì. O se no c'è qualcosa che non va. No, esatto, e non è, non siamo voglio dire, noi ad avere problemi. Ma... se sono l'eutanasia, l'aborto e le nozze gay che minacciano il mondo, voglio dire, ma ragazzi, chi minaccia il mondo sono le guerre. Esatto. E la fame nel mondo. Esatto. E tante altre cose, voglio dire, no? Ma io non capisco come in un momento di pace, comunque in un momento di serenità, lui possa aver pensato, chi per lui ha pensato di scrivere delle cose del genere. Oltretutto, dichiarazioni comunque abbastanza pesanti, come per esempio: come si può pensare, parole queste di Benedetto XVI, come si può pensare di realizzare la pace, lo sviluppo integrale dei popoli o la stessa salvaguardia dell'ambiente senza che sia tutelato il diritto alla vita dei più deboli o a cominciare dai nascituri? Questo perché? Questo è riferito all'aborto, perché lui però... completamente contrario è... Però forse si dimentica che ci sono situazioni e situazioni. Che poi l'altro ieri, diciamo, diciamo unia, certo. Guardate, no, volevo far notare, guardate l'anello. Guardate l'anello, cioè, dal dito. Quanto valerà quell'anello? Tantissimo, ragazzi. Secondo me Dio ci fa male al terzo mondo. Con gioia che mi unisco a voi. Secondo... si è unito. Si è unito a noi. Nessuno gliel'ha chiesto. Secondo me si voleva unire a noi in altro modo, ma non voglio andare nello specifico. Ecco, esatto, dai, non cadiamo nel volgare. E comunque diciamo un'altra cosa, che Sua Santità, come si fa a chiamare, perché io purtroppo io non lo chiamerei proprio Sua Santità. Esatto. L'altro ieri, se non sbaglio, ha benedetto quello che sta facendo, non lo so, una presidente, comunque un deputato dell'Uganda. Esatto. Cioè, questo deputato sta cercando di fare, non so se è già approvata la pena di morte, la vuole far approvare, credo, la vuole far approvare la pena di morte per i gay. Cioè, tu benedici e comunque ti congratuli con chi uccide. No, mi fa è una cosa veramente gravissima. È lui che minaccia la pace del mondo, non le nozze gay e né l'eutanasia né altre cose. Ma infatti lui. Io mi chiedo sempre, in queste situazioni, tutta quella parte cattolica italiana, e sono tante persone, ma tante, che cosa pensano? Io capisco che sia il loro capo, tra virgolette, però non posso credere che siano d'accordo in tutto e per tutto con lui. No, ragazzi, secondo me qui si parla di
fanatismo, quindi non si parla più di religione. No, è un po' come il discorso degli islamici, non si discosta molto dagli islamici, quindi esatto. Quando c'è fanatismo, sinceramente non ritengo proprio che si possano esprimere opinioni, nel senso che il fanatismo è sbagliato, comunque lo vai comunque anche lo metti, perché insomma. C'è stato pure chi l'ha scusato dicendo non avete capito voi, non avete, anche perché se non sbaglio tu su G Live, sul tuo blog, hai fatto l'articolo. Esatto. Io su F2 blog ho scritto anch'io non uccidere il comandamento dimenticato. Però esatto. C'è stato anche qualcuno che ha detto l'avete attaccato perché non avete capito. Ma capire cosa? Esatto. Cioè no, tu è una situazione allucinante, anche perché c'è poco da capire. Lui è fatto così, lui dice quello che pensa. Io non so quanti anni ha Ratzinger, ma credo intorno alle 80. Esatto, una ventina d'anni. Forse, 80 credo arrivi, forse parliamo di una generazione troppo indietro rispetto alla nostra. Oltretutto ormai la nostra società è decisamente civile, non può accettare simili dichiarazioni. Ma anche perché ecco, quello che hai appena detto tu riguarda tutti noi, no? Che possiamo anche non essere credenti. Esatto. Però c'è quasi l'altra gran parte delle persone che pur credendo non può accettare una cosa del genere. Certo. Cioè tu come dici, è come se dice a una madre giusto che uccidano tuo figlio. Esatto. Stiamo scherzando. Ma oltretutto io, se non sbaglio, ama il prossimo tuo come te stesso, è frase proprio presa dalla Bibbia, no? È vero. Anche il grande comandamento non uccidere, no? Esatto. Però vabbè. Noi in questo momento abbiamo sicuramente qualche problema tecnico. Sì, perché vediamo la registrazione, credo cos'è. Vediamo la registrazione di altre ragazze, ma vabbè, noi comunque andiamo avanti. Max, io direi di passare al momento musicale. Sì, passiamo al momento musicale. Allora, abbiamo adesso una canzone che è stata scelta dal nostro... Anzi, non è stata scelta da me questa canzone, soltanto che c'è un po' di lentezza, quindi vi chiedo qualche istante di più. Certo. Sì. Perché ci ovviamente sempre causa maltempo abbiamo qualche problema oggi, ma può Roma comunque allucinante, insomma. Ferdi, con due gocce... dovevamo andare... E che pancia non ci invita? Con due gocce succede... No, ma Pancia ha detto che farà una bella festa a casa sua a Reggio Emilia con cucina la nonna. Ma vengono anche quelli da casa. La fotografia che so che cucina molto bene. Ecco. E quindi andiamo tutti a mangiare qualcosa di ottimo. Allora, intanto faccio una piccola intro su questo cantante. Ha dichiarato tra l'altro sempre, vabbè, poi sembra sempre che questo argomento sia ridondante nelle nostre trasmissioni. Mika, sto parlando di Mika, una grande voce, un cantante che, diciamo, gli ultimi anni ha riscontrato sempre più successo. La canzone, nello specifico, una canzone dedicata a un'icona, io direi in qualche modo, a Grace Kelly, e non so, è riuscita ad interpretarla in una maniera unica, è riuscito a fare un pezzo su un brano su un personaggio fantastico, e come solo lui sa fare. Mika. Oh. Sta andando. Io tra le altre cose voglio dire, volevo ricordare che alcune delle notizie sono prese dal mio blog personale, che si chiama G-Live Blog. Il sito è gliveblog.com. Iscrivetevi alla pagina Facebook, commentate, insultatemi, solita cosa. Commentateci il mio bel insultate soprattutto e dite la verità. Esatto. Nient'altro che la verità. Commentateci il mio enorme faccione, quindi diciamo che è abbastanza riconoscibile. Non spaventatevi, mettete ugualmente mi piace, tanto tranquilli. Esatto, Ferdi testimone che non succede nulla. Allora, Ferdi, io parlerei di un argomento, diciamo, flash. Sì. Visto che... In attesa della Furiosa. In attesa della nostra ospite. Perché in questi giorni è successa una cosa particolare, ovvero Marilyn Manson, il cantante conosciuto da tutti. Cos'è? No, notavo Max che tira... Che cos'è, Max? Max sta tirando fuori cose che non capiamo cosa servono. Cioè... Ma è un gancio, cos'è? Non lo sa. È un treppiede. No, come si chiama quello? Un treppiede. E che si chiama? Che ne so, c'ha tre piedi. Sembra quello delle telecamere, delle videocamere, no? Ecco. Quello appoggi sopra. Ah, ok, ho capito cosa vuoi dire. Allora, stavo dicendo. Angelo, come ti tu mi prendi per ignorare? Non lo so, guarda che qualcosa so, Ma smettila. Ma, non mi permetterei mai. Comunque. Quindi questo Marilyn Manson. Vedete, quella persona là, lui è Pancio, lo vedete? Ah, vedi, c'è pure Pancio. C'è pure Pancio in vetrina.
Uno dei cantanti rock più discussi degli ultimi vent'anni, forse. Mamma mia, c'è da sempre, ne hanno detto di tutti i colori. Che sinceramente a me non piace per niente. Beh, diciamo che quell'uomo mi spaventa. È un po' particolare, ha fatto qualche video molto abbastanza macabro, diciamo la verità. Anche se ha fatto anche, diciamo la tutta, delle grandi canzoni comunque. Sì, vabbè, per chi l'ha ascoltato. Cioè. E insomma, lui comunque ha tenuto da poco un concerto al Palasport di Calecchio di Reno. Io penso che sia in Emilia Romagna. Per contrastare, diciamo, questa onda negativa demoniaca, a Bologna sono state organizzate ferie delle vere e proprie messe riparatrici. Che poi secondo me senza, cioè, quale cioè Satana spaventa Satana. Esatto, bravo. Perché delle messe riparatrici, perché cosa? Per esorcizzare tutte coloro che sarebbero andate a questo concerto, per far sì che non si ripetano comunque messe sataniche, eccetera, eccetera. Insomma, mamma sono impazziti. È proprio una cosa. Si sono riuniti. No, vi dico soltanto che sto cercando, lo posso dire, insomma, sto cercando un video di Marilyn Manson per mandarlo, soltanto per far capire il personaggio, magari perché non lo conosce o comunque perché ci sta. Mandare un video suo, e mi è stato appena chiesto da YouTube di confermare la mia età per le immagini che si vedono nel video. Questo, ecco, per dare un'idea di cosa stiamo parlando. Però dai, su, metti che vedi quell'occhio strano che c'ha, che poi che c'ha un occhio di un colore e uno di un altro. Esatto, mamma esatto. Mia, guarda. Vabbè, dai, diciamo la verità, comunque lui è sempre stato orrendo, dico, una Roma con R. Orrendo. Però effettivamente ha sempre provocato nella maniera giusta, tant'è vero che i suoi video sono conosciutissimi, lui è conosciutissimo e girano 10.000 voci. Io mi ricorderò sempre la famosa voce sulla sua costola che, bravo, oddio, mi hai, guarda, sì, quello volevo dire, che non andiamo a dire perché, esatto, ha tolto questa costola, diciamo, però... per avere una momento... Ma è vero? Non l'ho mai saputo, non penso, io comunque non penso che sia vero. Ha fatto come nel paradiso terrestre, cioè una costola e mezzo. Non lo so, a volte sono delle leggende metropolitane, esatto, ovviamente. Esatto. Però Marilyn Manson, insomma, è un personaggio strano, però sicuramente ha anche costruito molto il personaggio. Sì, sì, esatto, sì, assolutamente. Sai quanti soldi sono? Nel suo è stato geniale, nel mentre noi siamo. Anch'io non sapete cosa faccio a casa. Ecco. Max, ma vogliamo mandarlo proprio il video? La stiamo ascoltando in sottofondo e secondo me questa è una delle migliori interpretazioni che di Marilyn Manson. Esatto, che ed è abbiamo salita. Sempre un piccolo problema con il caricamento dei video per il maltempo, ma si può sentire, ascoltiamo insieme. Niente. Oggi ecco, vedi, Orciolo ci aiuta, auto fellazio. Ecco, ci è piaciuto molto. Allora, noi continuiamo ad avere problemi di tutti i tipi oggi. Sì, infatti mi sono tolto le cuffie, esatto, perché è una cosa tremenda. Esatto, già la sua voce non è stata molto piacevole. No, per carità, guarda. Comunque Alessandro Petroni. Niente, dai, Max, niente. Togliamolo perché porta male, ci sta portando male, esatto, dai, quindi togliamolo. Volevo salutare Alessandro Petroni, che ha detto scusate ritardo, ti scusiamo solo. Ciao, per Alessandro. Oggi. Ecco, Alessandro Petroni è il fan accanito di Max Verducchi, non dimentichiamolo. Era sì, quello settimana ma io scorsa. Mi sa, dico no, lo conosco. Ciao Alessandro, ecco. Ben arrivato. Era quello che la settimana scorsa... e parlava solo di Max, diceva sì. Ah, che bello ma io lo conosco questo ragazzo? Io non penso. Intanto, ragazzi, a me sale un calore positivo, nel senso che è arrivato proprio, credo che ci siamo, ecco, sì, no? ci siamo. Finiamo l'argomento. Io ti volevo dire anche un'altra cosa, Ferdi. Praticamente, tra le altre cose che sono state fatte, queste messe riparatrici praticamente hanno accusato anche Tiziano Ferro, il povero Tiziano Ferro, che sì, non fa mai male a nessuno, invece è stato accusato perché tu mi dicevi, ecco, appunto, che una sua canzone, ma qual è questa canzone? Ora mi sfugge. Ora questa mi sfugge, che comunque una delle sue canzoni, se messa al contrario, Tiziano Ferro. Sì, no, stavo pensando al titolo della canzone. Che poi voglio dire, dai ragazzi, credere che Tiziano Ferro abbia potuto scrivere una canzone che al contrario sia satanica o comunque richiama il satanismo, Tiziano, voglio Ferro, dire, dai, come, ma sicuramente, ma c'è un motivo, sicuramente la sua omosessualità influisce molto, però ho detto questo è un ragazzo gay, sicuramente. Ma cos'è, Pinocchio?
sto pensando ed è chiaro, quindi insomma nella trasmissione questa è tipo la quinta volta che trattiamo l'argomento omosessuale. Oh, aspettate, devo salutare perché qua ci seguono da lontano, ragazzi, proprio da Latina, da quelle zone di lì, quindi salutiamo Fabio Antonelli, Paride, chi altro c'è lì che ci stanno seguendo? Alessandro Petroni, che ha risposto al saluto di Max e ti risaluta. Max, io direi a questo punto di andare avanti con lo spazio musicale, che però in questo momento, come al solito, non c'è, perché noi continuiamo ad avere i problemi tecnici. Quindi, vi prego, c'era quella canzone che dovevamo mandare, che a me piace tanto. Oggi è tutto un problema, non si capisce, e niente, così, sappiamo, Roma si blocca. Allora, come la Giovanna quella volta, solo una però cosa comunque sentiamo la pubblicità sotto. Mentre Max cerca di caricare i video. Sembriamo su canale 5 oggi, queste pubblicità. Oggi sì, oggi veramente, oggi ci sta davvero il bello della diretta. Guarda questo Francesco come, guarda questo Francesco. Cioè, Francesco, ti intimo di allontanarti davanti al video, cioè, togli. Ecco, ragazzi, tutto questo noi vi ricordiamo di commentare, di farci sapere che ci state seguendo. E ho dovuto di chiamare anche i vostri amici, eccetera, eccetera, perché l'ospite è arrivata. È arrivata, noi la vediamo adesso in vetrina. Stiamo aspettando di concludere le ultime chicche per poi farla entrare con noi. La vedo molto furiosa oggi, più furiosa che mai, sta per arrivare. Max, noi non riusciamo a risolvere Ma riusciamo? Ce la facciamo? Sì, stiamo caricando il video, andate avanti. Va bene. Facciamo un piccolo intro del personaggio che stiamo per ospitare. Sì, che insomma, dire, no? Dai, diciamo, è un personaggio... Cantante, conduttrice, insomma, diversi ruoli. Furiosa. Lei è proprio furiosa, lei è tutto stupenda. Ragazzi, ma io vorrei... di una bellezza veramente... È di una bellezza sconvolgente, noi la vediamo dal vivo, è veramente molto bella. Esatto, è stupenda oltretutto. Anche se c'è qualche invidioso che preferiscerà Giovanni Rana a lei, ma caro Francesco, ecco, voglio dire. Perché Francesco Urciuolo ci scrive che spera che l'ospite sia Giovanni Rana, vabbè, ecco. Allora, ecco. Francesco. Oltretutto io mi sto preoccupando perché la vedo altissima, secondo me. A fianco a noi. Alta. Vabbè, io mi allontano, mi metto di là. Ecco, noi mettiamoci vicino, nascondiamoci un pochino perché secondo me rischiamo. Allora, Max, niente, non ci dà ancora cenni di vita perché oggi l'apparecchiatura va. Ma ci sono problemi in regia con ci sono problemi in regia. Sì. E vabbè. Allora, andiamo avanti. Ma io direi a questo punto, se mi scusate un attimo, io vado a prendere la nostra ospite. Sì, ci lasci così. Vi lascio così. Ragazzi, facciamo così. Proviamo a mandare una canzone che a me piace molto. Sì. Piace molto anche a Ferdi. È una canzone che lei ha scritto un po' di tempo 98... fa. Io, ragazzi, nel mentre vi abbandono. Vabbè, qualche anno fa. Mandiamola subito. Eccoci tornati, anche perché oggi abbiamo detto abbiamo un po' di problemi tecnici, ma abbiamo qui a fianco finalmente la nostra ospite. Buongiorno. Lei la fantastica e la stupenda Stefania Orlando. Esatto, nel senso che mi avete fatto diventare sorda, ecco. Forse, voi siete belli, giovani, ma anche un po' sordi, ecco, diciamolo, forse diciamolo sì. Perché forse poi sì. C'ho qui davanti mio amore. Ciao amore. Oddio. Sì, noi ci amiamo, è no, un amore. Io amo te anche, guarda. Però vabbè. Ok, quindi stiamo facendo anche le dichiarazioni d'amore in diretta. No, ma lui lo sa, io lo so, sì, sì. Allora, Stefania, grazie di essere con noi, grazie di essere venuta. Prima di tutto partiamo con la domanda più facile. Come stai? Tutto bene? Questa però non è tanto facile. Bene, sto benissimo, grazie. Sono contento, questa giornata uggiosa, oggi sì, piove. Sì, ma guarda te. No, in effetti la pioggia non piace a nessuno. No, esatto. La neve pure, sempre se esatto, insomma, alle mano, almeno qua a Roma si dà da fare. Però, esatto, insomma, se magari riesci a mettere a posto le strade nel mentre, ecco. Ah, vedi, ti commentano, Stefania, che dicono, Alessandro Petroni, che è un grande fan di Max, dice di non, Stefania, non fregarmi Max. No, non ti preoccupare, guarda. No, nel senso che non credo. Anche volendo. Poi io sono comunque fidanzata, Max conosce anche il mio fidanzato. Sì, quindi sì, non sì. Ci sono problemi. Un ottimo, devo dirlo, un ottimo musicista. Sì, bravo, è
poi è un'ottima persona, che è la cosa più importante. E certo, perché nella vita bisogna sempre essere accompagnati da una persona, da persone serene che fanno vivere bene le giornate. Facciamo qualche domanda, Stefano, in particolare. Perdi, fremeva. No, ma perché io facendo, documentandomi, no, ho notato una cosa strana. Infatti la prima domanda che gli volevo fare: come ti senti quest'anno che farà il compleanno un giorno dopo di questa presunta venuta fine dei Maya? Perché il 21 dovrebbe finire il mondo. No, 21, il 22. Hanno cambiato la data, è Maya? È sempre confermiamo. 21 dicembre, confermo dalla regia, 21 dicembre. 21, quindi due giorni dopo. Secondo te saranno... Ma, sai, se devo morire, meglio morire più giovane di due giorni che più vecchia di due giorni. No, bene. Quindi ben venga. Tanto se moriamo, moriamo tutti. Bravo, così dovrebbe quindi essere. Quindi alla fine, ragazzi... Tranne coloro che stanno, che abitano nel Salento. Brava, esatto. Ma il comune mezzo gaudio, tanto alla fine, se dobbiamo fare tutti la stessa fine... pazienza. Va bene così. La cosa brutta è che se rimane uno solo, no? Non si può dire. Esatto. Allora, Stefania, tu che hai una carriera veramente ricchissima, hai fatto tante cose, dalla conduttrice alla cantante, hai veramente fatto di tutto. La valletta. Beh, sì, diciamo, io ho cominciato come valletta, me ne vanto, nel senso, perché ho fatto tutta la mia gavettina. Esatto, è la gavetta giusta, esatto, che facciamo non tutti. Non è che mi hanno schiaffato subito, però erano tempi diversi. Non stiamo parlando di prima della guerra, ma era il 94 quando ho iniziato io, anzi il 93. Il 93. Che erano tempi in cui non c'erano reality, quindi dovevi fare tanti provini, diventavi popolare piano piano, insomma. Sì, sì, tu poi, no, si parla proprio di gavetta, perché se non sbaglio tu eri tipo valletta in un, cioè una... Valletta di Claudio Lippi, questa trasmissione dove ho fatto il provino con Corrado, che mi ha scelta, e voglio dire, se l'ha scelta Corrado, ragazzi, sì, no? Sì, mi ha scelta lui, ci, poi ci sarà un motivo. Mi ha scelta Guardì, Michele Guardì, per Scommettiamo Che, dove anche lì ho fatto la valletta, però la prima serata, diciamo, è stato il salto dalla daytime alla prima serata, e poi niente, ho conosciuto il mio ex marito e quindi sono rimasta ancora più agganciata a questo Andrea Roncato, che saluto, il grandissimo Andrea Roncato. E niente, insomma, poi varie cose, Fattosti, Lotto, Teleton. Diciamo, la carriera è bella ricca. Io ho una domanda per Stefania. Io so che è molto molto severo Michele Guardì come professionista. Sì, sì, è un regista, autore molto molto severo e molto pretenzioso, però credo che faccia anche bene, perché sì. Io dico sempre che aver lavorato con lui è come aver fatto i Marines. Ah, ecco. No, ma infatti si circonda sempre di grandi professionisti. Sì, sì. Però guarda, una bella scuola, ci ho pianto un po' di volte, lui lo sa, perché ci scherziamo adesso, perché una volta avevo più timore reverenziale nei suoi confronti, adesso chiaramente siamo cresciuti, sono cresciuta e lo rispetto, lo stimo moltissimo, però adesso ci facciamo un sacco di risate, ricordando quando io tornavo a casa piangendo perché disperata. Ero stata sgridata. Certo. Oltretutto bisogna dire che però essere severi sul lavoro porta sempre qualcosa di positivo, perché ci sono quelle persone particolarmente maleabili, quelle persone particolarmente buone che poi alla fine magari fanno delle grandissime scemenze. Sì, sì. Diciamo che... quando parliamo sempre, quando io ho iniziato con Michele, oggi è più morbido lui anche con le altre persone che lavorano, perché i tempi sono un po' cambiati. Ricordiamo anche che lui ha sempre fatto trasmissioni nazionali popolari, dove ovviamente non si poteva sforare in cose più particolari, certo. No? Quindi bisognava mantenere un certo contegno, entrare in punta di piedi nelle case degli italiani. Poi ovviamente se andavi a vedere, giravi il canale, vedevi Cambretti, era tutto un altro genere. Un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Altre cose, tra le altre tue esperienze, io leggo che hai fatto anche Don Matteo. Hai fatto un piccolo cameo. Sì, veramente una sciocchezza, perché ho fatto me stessa. Ah, sì, ecco. Facevo la lotteria e quindi. Un episodio carino è stato quando abbiamo girato questo. Mi hanno mandato il famoso copione, no? Certo. No, come si chiama? Sceneggiatura. Certo. Perché io faccio TV allora. e ho letto le battute che io avrei dovuto dire, però erano praticamente sbagliate rispetto a quella che è la prassi, no, istituzionale, okay, proprio dell'estrazione. Quindi quando sono andata a girare, io ho detto alla regista, molto carina, dico: guarda, dico, io questo lo dico, però sappi che non è così. Allora lei mi ha detto: guarda, fai il tuo lavoro. Io, no, insomma, io faccio la
la regista tu fai come se dovessi fare una lotteria. E quindi vedi. Diciamo che ho anche scritto una sceneggiatura. Che però insomma, è una sceneggiatura istituzionale. Beh, no. Anche perché sicuramente ne sai di più tu, ne sapevi di più tu. Allora, oltretutto, vabbè, dopo tutta questa appunto carriera, ora sei passata a fare la cantante. Da qualche anno possiamo dire, no? Anno. Ti sei data sì, più alla musica. Diciamo che più che altro lo hanno saputo gli altri, perché poi noi facciamo, le facciamo sempre. E infatti, raccontaci, cose, no? Perché spesso, spesso è ignoranza nostra. No, ignoranza no, nostra. Non ignoranza, ma ci mancherebbe altro. Magari io che non ho mai fatto prima certo, canzoni pubblicamente. Certo, certo. No, infatti è brutta l'espressione. Diciamo che Sotto la Luna, no, è stata quella canzone che esatto. Un po' si è fatto conoscere. Beh, poi è stato un tormentone sotto la luna. Sì. Grazie a Fiorello per primo che l'ha messa nella sua Viva Radio 2 e poi successivamente Paolo Beldì nella trasmissione di Simona Ventura, Quelli del Calcio, l'ha utilizzata. Una canzone che ha un ritmo bello, io non perché Stefania è qui, ma è quella, sì, quella no, canzone carina, che ancora si ascolta oggi, no? Magari è forse carina. Molto più estiva. Però molto bella, sì, c'ha un ritmo particolare. È molto, molto piacevole. Sì. Poi, diciamo, sì. Stefania ha avuto un'evoluzione nel campo del canto, perché prima facevi parte di un gruppo, ti sei poi distaccata sì. dal gruppo ovviamente ha preso il meglio, che certo. Poi è diventato anche il suo compagno, esatto. E ha creato poi una di nuova Orlando band, Furioso. Esatto, Furioso, che ha successo in tutta Italia. Beh, oddio, siete grazie richiesti. Max. So che siete insomma, molto richiesti. Diciamo che quando andiamo lasciamo un buon ricordo. No, cioè da dire che io ho... come se ci fosse una frase prestampata dopo ogni mio spettacolo, perché noi andiamo ovviamente nei vari comuni dove veniamo chiamati certo. Attraverso il nostro impresario che ci vende e spesso e volentieri cosa succede? Che siccome c'è prevenzione nei miei confronti, perché siamo in, forse perché siamo in Italia, non so, uno nasce presentatrice, conduttrice, deve morire conduttrice. Allora se ti metti a cantare, dice, oddio, la Orlando si è riciclata, oppure no. Abbandona la TV per darsi al canto. Sai tutte queste... Si usa, quindi la gente dice, oddio, ci sono no, i comitati dentro ogni paese che si riuniscono e uno dice, prendiamo l'Orlando. E quello ti dice, no, ma l'Orlando non è una cantante. Dice, beh, ma viene l'Orlando, ma che ci canta? No, vabbè, prendiamolo. Alla fine quelli che mi prendono proprio dure tipo condominiale. Vado e dopo ogni spettacolo, guarda Max, è una cosa come se ci avessero un foglio scritto per ogni comune, mi fanno complimenti. Guardi, noi abbiamo lottato tanto per averla, però lei ci ha fatto fare bella figura, perché qui dicevano tutti che lei non sa cantare. Quindi è un pregiudizio pazzesco. In riferimento a questo che ha detto Stefania, colgo l'occasione per dire a Francesco Orciuolo sì. Di andare a un suo concerto, prima magari di parlare e magari sbagliare, no? Perché da scrivere, no, forse più giù? Vabbè, aveva scritto meglio vabbè, un'altra canzone. Ma questo dal titolo autobiografico a Troia? No. Sarebbe, che quello è un complemento di stato in luogo. No, eccolo qua. Ecco, vi lascio. Vado a seguire un concerto di Orietta Berti. Ma la mitica. Sì, sì, sicuramente la mitica. Però dai, Francesco, cogliamo l'occasione per dirti vai ad ascoltare Stefania, no? Sì, no? Quando vuole. Però io vorrei dire soltanto una cosa. Non è che siccome uno si mette a cantare, allora vuol dire che ne so, si mette il vestito da cantante, poi no, se lo no, si vero. Mette. Noi siamo, c'è cioè chi è più eclettico, chi è meno eclettico, chi ha diciamo la necessità anche di creare qualcosa, perché io oltre a questo io dipingo, io giro i miei video, faccio tante cose, non è un'unica forma artistica la mia, io evidentemente ho l'esigenza a discapito e poi devo dire una cosa l'esigenza di fare delle cose, però non è che io le impongo, io prendo e le metto in rete. Brava. Poi chi le vuole anche vedere, perché vede. Si dice impara l'arte e mettila da parte, esatto. No, ma poi c'è anche un discorso da fare. Stefania non si limita a interpretare le canzoni, le scrive la musica, insomma, in qualche modo diciamo un accenno, esatto, Simone, e poi ovviamente. Simone completa l'opera. Sì. Scrivere un testo di una musica e la musica stessa, ragazzi, è un lavoro molto difficile, cioè creare un prodotto finale è un lavoro molto difficile, quindi comunque giudicare è facile, ma poi starci dentro poi un'altra cosa per che chi fa questo dire, mestiere no? Non è facile. Anche se Stefania, voglio, non lo dico, ripeto, perché lei è qui, ma perché lo penso, è che una delle pochissime che ha
si sforza ad avere continuamente ogni giorno un contatto diretto col pubblico. Io ho sentito un'intervista di qualche mese fa, credo, dove appunto lei diceva che coloro che gli scrivono su Twitter, su Facebook, passa più tempo al giorno per cercare di rispondere a tutti. Sì. Cioè, ragazzi, questo non è assolutamente da poco, questa è una grande cosa, perché comunque, certo, con la sua, con il suo diciamo, con tutti il suo spettacolo, beh, dimostrazione di comunque, grande umiltà, appunto, no, dico, guarda, posso dire una cosa adesso, umiltà non incensiamo troppo questo mio comportamento, perché io credo che sia abbastanza normale il momento in cui però non facciamo che io sia, diciamo, l'eccezione, dobbiamo far sì che questa eccezione diventi più una normalità, certamente, assolutamente, altrimenti sì, facciamo sempre vedere che è un'eccezione, no, quindi gli altri dicono, vabbè, quindi io sono normale, no? No, non è così. Assolutamente. Quindi è carino, certo, non è che io proprio tutti no, vabbè, ci sono i cretini, perché ci sono ovunque, sempre. No? In qualsiasi contesto ci sono anche i cretini. Certo. Sempre, altri, se non ci fossero non ci divertiremo neanche. Esatto. Io a questo punto vorrei mandare proprio l'ultimo brano, l'ultima canzone di Stefania, che a me piace moltissimo, è un più impegnato rispetto ai brani precedenti, poi ne parliamo, ascoltiamolo. Lo sai, ora hai dentro una sorta vergogna. Sogni ormai persi, contagi perversi, convinta che la colpa sia tua. Spegni il sorriso in questa vita. Bastarda, difendila. Cancella la nebbia e prenditi adesso per mano. Se c'è una violenza, l'amore dov'è? Sarai tu sola a decidere come accarezzare la tua vita. Prima.
Eccoci, eccoci, siamo tornati. Oddio, abbiamo, eccoci, eccoci. Abbiamo ascoltato questa bellissima Vita Bastarda. Sì. Noi nel mentre discutevamo con Stefania del fatto che effettivamente forse questo video ha avuto meno successo su internet, che poi quello è sempre relativo, perché ci dicevi, raccontalo tu Stefania, cosa ci dicevi? Perché forse è un video più normale, più ben fatto, più diciamo... come dire, più più, quasi esatto, più nasceva dalla domanda che ho posto io a Stefania, dicendo noto che in questo video c'è cioè, diciamo meno amatoriale, esatto, e mi spiegava appunto e infatti pensava che ci fosse la mano di qualcun altro, invece è sempre io stato... gli voglio fare quindi voglio sottolineare che si occupa anche di regia, esatto, Stefania. Sì. Perché Stefania non solo conduce, comunque sappiamo tutto il suo excursus televisivo, ma appunto scrive le sue canzoni, scrive anche la melodia e fa anche la regia del video, cioè si tutto fare Stefania. Sì, mi piace confezionare il prodotto dall'inizio alla fine. Ecco, ecco, che è anche una cosa molto poi molto c'è un'altra cosa importante da dire di questo brano, no? E io quando l'ho ascoltato, giustamente credo che quasi tutti si siano chiesti perché Vita Bastarda. Io sono andato a vedere il perché questa Vita Bastarda, certo. E ho letto qualcosa che appunto sembra, sicuramente l'avrà dichiarato Stefania, e ora visto che qua gli chiediamo perché Vita Bastarda. No, pensavo lo dicessi tu. Ah, no, vabbè, te le volevo far dire in diretta, no? No, visto ma che dillo tu, mi piace. Ah, no, perché appunto... Io lo so, io voglio vedere se lo sai pure tu. Sì, no, non le... No. Trabocchetto. No, no, mi sono documentato. Voglio dire, con la situazione in cui stiamo in Italia, secondo me... No, ma sai perché è una bella... No, a parte sì, sicuramente quello, però è bello saperlo perché appunto lei in questa canzone, come ha dichiarato, ha richiamato la vita di quelle donne che vengono troppo spesso sottomesse alla volontà maschile. Poi appunto che appunto quelle donne che non capiscono, che capiscono la violenza, che sono colpite, no, dalla sai violenza, sai che cos'è fisica. Che le donne troppo spesso in nome dell'amore perdonano tante cose e si fanno diciamo abbindolare da un pianto, da un abbraccio, certo, no, da una richiesta di perdono. E continuano, magari entrano sempre di più in un tunnel, no? E da dove poi uscire. È difficile uscire. Si può uscire chiedendo sicuramente un aiuto, però sicuramente bisogna essere dentro di sé convinti e consapevoli che la vita, seppur bastarda, si può cambiare, si può migliorare, si deve trasformare, infatti, si deve difendere soprattutto, una non cosa si può bella, buttare via. Una cosa bella che a conclusione di questo articolo dice proprio: Vita Bastarda vuole essere uno sprone a chiedere aiuto, gridare. Questa gridare la propria libertà. Molto bello. E non solo per le donne, importante, che sono sicuramente le vittime principali della violenza, ma anche per chi vive una vita di costrizioni, no? Non sempre dovute alla violenza di qualcuno, ma forse alla violenza anche di una società che a volte... Anche per lì, cioè, la vita della donna... non è sempre stata facile, nel senso che non dimentichiamo che 60 anni fa non votavamo nemmeno. Bravo, esatto, esatto. Stefania, mi viene in mente una cosa, nel senso, tu spesso appunto questi tuoi video spesso sono dei video denuncia in qualche modo, no? E poi sei stata anche testimonial in caso per i diritti della comunità GLBT, gay, lesbica, transessuali, bisessuali. Sei una persona che porta sempre avanti, no, questi, come posso dire, questi, diciamo, principi, i diritti, okay, ma più che altro la giustizia, no? Quindi mi viene spontanea una domanda. A me è pensato, dato che tra poco ci saranno le elezioni, quindi anche argomento attuale, a me è pensata alla politica? O meglio, ti è mai stata proposta? No, né mi è stata mai proposta, né io ci ho mai pensato. Probabilmente anche negli anni passati, in cui ancora non era uscito fuori tutto quello che è uscito fuori ultimamente, non so perché, ma io ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di non pulito, di non corretto. Di conseguenza non ci ho neanche mai pensato. Sono una persona troppo corretta, troppo passionale per poter fare politica. Forse l'avrei potuta fare tanti anni fa con Pannella, quando ancora c'era un'ideologia. E sei oggettivamente una persona molto buona, perché io vorrei tirare fuori una piccola cattiveria dalla nostra Stefania e chiedere: cosa pensi di Flavia Vento? Ma guarda, io Flavia la conosco molto bene, perché Flavia ha iniziato prima ancora di Mammucari proprio con me, perché faceva la dea della fortuna all'8 alle 8. Lo ricordo.
E era bellissima, lo è anche adesso, ma bellissima donna. Bambina, da, diciamo, quando aveva 20 anni, veramente aveva un viso straordinario. E lei è un po' surreale. Credo bene, tu ti riferisci alle sue esternazioni sui dici, Stefania, dici. Diciamo... No, perché lì vuole andare. No, dici, io l'ho seguita anche, pensa, quella volta l'ho anche seguita nella trasmissione quando lei ha detto quello che ha detto. Non darei troppo peso, diciamo, alle affermazioni di Flavia Vento, darei più peso alle affermazioni del Papa. Certo, sì, brava, sì, ne abbiamo parlato prima, tra l'altro. Poi... Di cui abbiamo parlato poco fa, prima. Anche se, diciamo che in questo momento storico in cui ancora, diciamo, non c'è una legge contro l'omofobia, ancora ci sono episodi di omofobia o di bullismo, comunque, dove non c'è un'educazione nelle scuole al rispetto per qualsiasi forma di diversità, che poi può essere orientamento religioso, certo, sessuale o altro, il Papa che... se ne esce con un discorso del genere, potrebbe fomentare, diciamo, l'odio, quelle, certo, frange di, no, di, certo, odio, certo, di, ecco, odio, perché tutti, si sentirebbero gruppi, forse autorizzate. Io, vabbè, l'ho sempre detto, però io ogni volta mi sembra di ripetermi, insomma, che ci vorrebbe una legge assolutamente contro l'omofobia. E appunto questa proposta, fare una proposta per nelle scuole insegnare da subito ai ragazzi, proprio rispetto a tutte le forme di diversità. Certo. Non soltanto, che poi diversità rispetto a, cioè, anche io e te tutti siamo diversi, di una donna, esatto, cioè, non diversità intesa come siamo tutti diversi, e per fortuna, diciamo, quelli siamo noi, già siamo su questi Facebook. Siamo noi, vedi, siamo c'è noi. Chi però c'è chi ti congratula, chi ti apprezza, chi ti, ragazzi, sempre. Beh, parlando, vabbè, della, certo, nostra fantastica io non leggo nemmeno della nostra fantastica Stefania, io voglio proporvi un'altra canzone, sempre da lei scritta, da lei cantata, perché scrive e canta, voglio sottolineare questa cosa perché è importante dirlo. Scrive e canta queste canzoni molto 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 carine. Ascoltiamo insieme A Troia. Noia, senza lavoro, sacrificio, solo gioia, un po' di ombretto sulla coscienza, dovendo scegliere per propria convenienza, sorrisi dati, mutui pagati. Notiamo le bellissime labbra comunque. Dolce formo anche intelligente, non far valere un'opinione che la befana poi ti porta il tuo carbone, metti più impegno, trova l'ingegno, usa il corpetto per avere il tuo sostegno, la carne vale più del sapere, si sa.
che lasciamo in sottofondo. Che lasciamo in sottofondo, che lasciamo in sottofondo, che lasciamo in sottofondo, questa bocca bellissima che la chiusa. Ma scusa, la bocca, la bocca, no? La bocca bellissima. Grazie, beh, ma sono anche gli effetti della i miei effetti. Tu beh, ti un sono video aiutata. Fighissimo questo. Io lo voglio dire, questo è il video più figo che ho fatto. Ecco, ti è, ti è, sì, ti piace molto. Allora, io ho letto di Stefano Orlando, voglio ricordare questo tuo splendido blog che io sinceramente seguo, cioè l'Orlando Curiosa. In cui tratti praticamente tutto. Sì, un po' di tutto, quando mi va. Quando ti va. No, anche, è anche giusto che io faccia così, perché almeno quando mi va faccio qualcosa di carino, insomma. Mettere qualcosa, solo per mettere qualcosa, magari vado non sulla pagina di Facebook, certo, per dire, no? Certo. Ma diciamo un'altra cosa, diciamo che Stefania si dà anche ai menù, no? Alla cucina. Certo, infatti sono le ricette, proprio i video miei che faccio la che pasta. Che poi io qualcuna l'ho fatta, secondo me ho sbagliato io, però... voglio... Vabbè, insomma, anche tutto documentato, io quando avevo la tua età, insomma, sbagliavo un po', piano piano ho imparato. Esatto, perché oltretutto, allora, io non mi permetterei mai, perché l'età una donna non si chiede mai. Bravo, infatti non la, me la chiedere. Ma tu che... Non dire nemmeno l'anno, perché sennò facciamo... Assolutamente no. Siamo ragazzi, ma dai. No, però ti dobbiamo fare i complimenti. Ecco, voglio sottolineare, perché... l'età di una donna non si chiede mai. Mai. Ma perché Stefania, nonostante i suoi 18 anni... È veramente una bellissima donna e noi che la vediamo dal vivo ve lo assicuriamo davvero. E ancora non ho fatto lifting, controllate. E soprattutto stai a controllare Wikipedia, perché porta il tuo anno di nascita, quindi vai subito a fare. Ragazzi, io non si può fare niente per toglierlo. Però dovete pensare una cosa, questo per fare ancora una volta un complimento a Stefano. Io stamattina, no, quando vado a vedere appunto questa data di nascita, giusto per sapere qualcosa in più, guardo, dico, ma secondo me qua c'è qualcosa che non va. No, ma non possiamo cambiare discorso, perché mo adesso chi non c'è andato? Cioè, voglio dire... Ma io parliamo... Eccola, guarda, si fa... Guarda, ma togliamo... Ma... Cancelliamo, bruciamo tutto. Ecco, basta. Comunque, no, andate avanti con la vostra trasmissione. Complimenti. Io, ragazzi, vorrei interrompere un secondo, perché parliamo di spettacolo. Abbiamo una donna di spettacolo, sicuramente saprà anche lei. Non è una notizia allegrissima, ma va detta. Oggi ci ha lasciato un personaggio che nel mondo dello spettacolo veramente ha segnato, come dire, ha segnato, no, un pezzo di storia, io direi. Allora, vorrei mandare un video dove abbiamo un'interpretazione di questa fantastica interprete e dopo ne parliamo insieme. Eccomi, è arrivata consolazione di nome di... Eccoci, eccoci di nuovo. Allora, volevamo solo precisare, no, che stavamo ridendo perché Stefania... Sì, perché io raccontavo appunto che lei ha fatto Aggiungi un posto a tavola, no, con Gianni Dorelli. E io andai a vederla, proprio ero bambina con mio fratello e i miei genitori, e quindi mi ricordavo proprio con tanta allegria quel momento. Beh, in cui bisogna... tutta la famiglia è bello ricordare momenti, momenti belli. Tra l'altro, infatti, oggi non abbiamo avuto la rubrica Top the Flop con Perrone, proprio perché lui è amico anche del figlio che lei ha avuto con Walter sicuramente Chiari. Comunque una grande perdita, quindi sì, voglio una dire. Grande perdita, perché veramente ha segnato un pezzo di storia del mondo dello spettacolo. Francesco sarà contento, ne abbiamo parlato, ecco, Francesco Sole commenta grande Alida Kelly, vedi? Sì, grandissima, esatto. Vabbè, andiamo avanti dopo questo momento. Allora oggi sono diversi argomenti che abbiamo trattato già. Abbiamo parlato del Papa, abbiamo parlato di alcune azioni di Marilyn Manson, perché devi sapere che ha fatto un concerto e sono state messe riparatrici contro lui per viene visto come satanista. Ora io vorrei passare a un ex direttore del TG4 che non so se avete visto, ma l'altro giorno al programma radio La Zanzara ha, come si dice a Roma, ha sbroccato Emilio Fede. Davvero? Infatti io stavo dicendo, no, perché lei mi guardava adesso così, stavo dicendo Stefania, l'ex direttore, cioè, del... no ma non pensavo te lo sei ancora persa, va in giro. Pensavo capito, nonostante i processi. Ma davvero non hai visto quello che ha fatto? No. Ma La Zanzara è una radio, è un programma radio. L'hanno messo su YouTube, Max, riusciamo ad avere l'audio? Sì, lo mettiamo in sottofondo. Ma devi sentire, Stefania. Certo, proprio voglio sentire, sì. Ma sentiamo. Insulti che forti, parolacce forti. Eccolo. Quanto sei contento anche tu ha oggi? Ha la voce moscia, però. Quanto sei contento? Perché mi hanno detto l'anticipazione dell'espresso, soldi, cose. Sapete che vi dico con molta cortesia che mi sono rotto i coglioni. Oh.
ma proprio rotto il cazzo, va bene, deve essere lasciato in pace. Sì. Bravo, sì. Escono fuori che Berlusconi mi ha dato dei soldi, ma magari io sto lottando per ottenere dall'INPG il mio fondo pensioni che non me lo vogliono dare, ci vogliono 7 anni. Deve aspettare come tutti gli italiani, io lo vorrei subito il fondo pensioni. Eccetera, mi sono rotto i coglioni. Va bene, che cosa vogliono di più ancora da me? Questo, l'espresso che scrive queste cazzate, all'origine del quale io non so cosa c'è. La verità è che io sono uscito senza un euro di bonus, mi stanno rompendo i coglioni, tutti mi avete rotto i coglioni. Va bene, più di quello che ho subito non posso subire. Dire che basta, vi sentite abbastanza veloce, riesco a mettere il sottofondo con Kylie Minogue piuttosto che la voce. Sì, che poi vabbè, forse è troppo lungo il video, che poi più avanti c'è stato un momento dove io, quando l'ho ascoltato, ho detto, oddio, moglie piglia un infarto. Perché, sì, perché devi vedere... Pure... No, sperare. Cioè, proprio... No, no, spera... no. Allora, quello no. Però, insomma, bisogna... È completamente impazzito. Lui... Emilio, stai calmo. Emilio, dai. Che mai, hai mai... Io lo riesco conosco, a parlare. Emilio. Esatto, volevo, certo, farti la domanda, se hai mai avuto occasione di incontrarlo. Varie volte. In contesti sicuramente che non sono il bunga bunga. Ah, vabbè. Cioè... Brava Stefania, perché non si sa mai. No, scusazio non mai pedita, accusazio manifesta. Non è così, però sapevo dove volevate andare a parare. Quindi io ho anticipato, così brava. Almeno, ecco. Brava, brava Stefania. Sì, tu lo sai ballare? Il burlesque? Ecco, vedi. Così, guarda, io sono veramente un pezzo di legno. No, quindi vedete, nemmeno. Io ho avuto la possibilità, ho avuto l'onore di coreografare Stefania. E ti potrà confermare che sono un pezzo di legno. Canta benissimo. Ecco, in tutto questo, allora, Emilio Fede, visto che è completamente impazzito, oltretutto lui, da poco abbiamo visto che è stato mandato via dal TG4 e si è addirittura barricato nella sua stanza. Ma infatti per questo ti ho detto, pensavo che stessi ancora barricato, ecco, perché ancora chiuso là dentro, ma no. Che poi diciamo l'ultimo, infatti stavo leggendo, no? Quando ha fatto l'ultimo saluto, l'hai visto tu l'ultima sera? Sì, sì, cioè, l'ho visto. Sembrava stava per dirci ciao, domani visto, muoio, per dire, no? Addio. Beh, vabbè, per lui, sai, lui la sua vita era quello. Certo. Però questo che significa? Prima a 80 infatti, anni. Appunto. No, tipo Pippo Baudo. Esatto. Ma infatti... Beh, però almeno Pippo, scusate, vogliamo paragonare Pippo? No, parlavo di età, no. Parlavo del fatto che bisogna lasciare spazio anche agli altri. Almeno Pippo, insomma, non è che fa un telegiornale. Esatto, esatto. Oltretutto, Emilio Fede è monotematico, diciamo la verità, perché il giornale ha sempre trattato le stesse cose. E comunque la RAI si è giustificata dicendo che era semplicemente un cambiamento, diciamo, che ci doveva, necessario, che ci doveva essere. Ah, si è giustificata, giustificata perché dopo tanti anni effettivamente con lo stesso direttore, oltretutto ripeto, ma io che parlava so gente sempre... che piangeva per la strada, disperata, proprio, i cortei disperata. Anche io non sapevo più che telegiornale guardare. Ecco. Sinceramente adesso possiamo passare, mentre Emilio sembra che va, pare, perché poi c'è chi torna. Io vorrei che non tornasse. Comunque, invece di parlarne noi, lasciamo la parola a lei, che già ne ha parlato ampiamente, e ascoltiamo quello che ha detto la nostra Litizzetto. Parliamo di politica. È tornato Berlu. Sì. Non c'è o non c'è? Parlate voi, un piccolo problema di caricamento del video. Sì, che lo possiamo dire. Mettendo qualche beep. Diamo un po' di tempo al nostro. Ma io volevo dire, ragazzi, volevo dare invece un'altra chicca su Emilio Fede, che oltretutto deve essere davvero un periodaccio, perché lui aveva una rubrica sul settimanale Oggi ed è stato mandato via pure da là. Anche da lì? Sì. Bisogna vedere chi scriveva, però. Esatto, infatti. L'avete letta voi? Io non mi sono mai permesso. Bisognerebbe leggere e vedere come mai. Effettivamente come cosa mai diceva. Però deve essere proprio un periodaccio, quindi capisco il suo nervosismo è davvero... oltretutto io immagino lui che adesso che c'è questo ritorno di fiamma per le governative del 2013, per le elezioni del 2013, il ritorno di Berlusconi, esatto, deve essere lui che sta fremendo, vorrei, chissà cosa vuole dire lui, praticamente è innamorato, io pensavo fossero fidanzati quasi, perché sempre insieme. No, io penso che su quello non ci sia pericolo. Vedi. Berlusconi e Fede non credo che possano, magari si incontrano in altre occasioni, diciamo che Berlusconi sa fare politica ed è assolutamente consapevole del fatto che se si alleasse con Fede non prenderebbe ancora meno voti, quindi non è uno stupido.
Che già quest'anno rischia. Max, ma siamo riusciti ad avere questo video? Piano piano lo sta caricando. Intanto voi, siccome siete persone di fantasia, potete... Sì, comunque che dire, che B, che Berlusconi va, che B. viene, no B, io lo chiamo B. Va, viene, per il bene del paese va, per il bene del paese torna. Poi questa settimana ha detto forse... Sempre per lo stesso motivo. Questa settimana ha detto in un'intervista, non escludo che potrei per il bene del paese non ricandidare, cioè... sembra proprio che faccia il continua a fare il burleschi, i passi del burleschi, no, avanti, no, avanti, no, avanti, assolutamente, però voglio allora, dire forse dovremmo... anche scusa, io vai. Per esempio non sono affatto preoccupata del suo ecco. ritorno, sono più che altro incazzata, ma non per lui ma anche per lo stesso Bersani, cioè abbiamo sempre comunque alla fine le stesse persone. Di questo sono un po' arrabbiata, non, negli anni non si è formato, non c'è stato nessuno che abbiano tirato su, loro sicuramente meglio di no, però in generale. Ma come sapete, posso dire? Secondo me loro non hanno lasciato spazio. Non hanno lasciato spazio e oltretutto sì. Io le ultime primarie del centro-sinistra sono andato a votare, io ho votato Vendola, vabbè, ognuno fa le proprie scelte. Fatto sta che è lì pronta. Che Bersani avrei preferito Renzi, non lo so, qualcosa di nuovo, una ventata d'aria nuova. Guarda, sicuramente no Berlusconi. Io voto Movimento 5 Stelle. Ah, è un voto. Io come Stefania, il mio, però devo dire la sincera verità: par condicio, ci oscurano la trasmissione. Perché sinceramente a me tante cose di Grillo e del suo comportamento non mi piacciono, però è un voto di protesta, come per dire mandiamo qualcosa di nuovo, qualcosa che poi nel momento in cui entra dentro quel palazzo dica certo. qualcosa di più. No, ragazzi, fatemi mandare il video della Edizetto, sì, perché mi spara che ho messo questo fermo immagine che è orrenda, poverino. L'unico problema è che adesso si spostano la data del festival di Sanremo. Esatto. Oltretutto lei doveva essere sicuramente, sarebbe stata una delle vallette di Fazio, sì. E invece ora secondo me rischia. No, non credo. Anche perché lei comunque porta odio, diciamo la verità. Il rischio era mandarla prima delle elezioni e quindi magari in un periodo preelettorale. Cioè, ovviamente non è esattamente... Tolto questo pericolo. Diciamo la verità, non è neanche giusto. Ma io, Stefania, quindi ho scoperto qua che tu sei grillina. Ecco, bravo, lo stavo per dire io. Ho detto oddio, un'altra. Ma non sono sicuramente meglio la testa. Sono grillina perché sono convinta. Sei grillina perché è quello grillo. Che. Beh, però voglio dire, forse stiamo per terminare. E non lo so. E non è neanche la dittatura di cui parlano. Se vi riferite al fatto che lui abbia allontanato determinate persone o abbia espresso opinioni. Diciamo che alle volte c'è un atteggiamento da dittatore, pare. Ma no, ragazzi, allora. Diciamo una cosa, se tu ti iscrivi in palestra, sì, no, prendendo una sì. cosa molto più leggera, ci sono delle regole, certo. Ti dicono di portare l'asciugamano della palestra, ti dicono di mettere le scarpe pulite. Se io gli arrivo con i tacchi, loro mi dicono scusi, può andare via per cortesia? Mi cacciano. Sì. Perché? Perché io ho accettato delle regole in quella palestra. Se io entro in un movimento, è una cosa molto più seria di una palestra, dove ci sono determinati principi, determinate regole, e io accetto di entrarle leggendo quello che mi aspetta, e non posso poi dopo lamentarmi perché vado in TV e giustamente Grillo si arrabbia. Peraltro Grillo ha perfettamente ragione a non mandare i suoi in TV. Perché i politici dovrebbero stare in Parlamento, alla Camera a lavorare e andare in televisione solo ed esclusivamente quando c'è qualcosa da dire. Sta diventando un teatrino. Naturalmente quando però... parlava di chi è andato in politica, naturalmente Stefania parlava della Salsi, no? Sì, riferiva alla Salsi. Sì. Scusa, una domanda però, nel senso, non ritieni che per certi aspetti possa essere definito un po' i discorsi di Grillo demagogistici, nel senso che comunque alla fine dice tutte cose giuste, ok, siamo d'accordo, però a volte mi sembra un po' proprio demagogistico nei suoi... Può sembrare demagogia, come a volte certe frasi fatte possono sembrare retorica, però secondo me a volte la demagogia e la retorica sono alla base proprio del pensiero. Cioè... Io insisto, io ti vedo in politica, mi piacciono anche le risposte sì. che dai. Bravo. Stefania, io ti quindi voto. No, io vado, bello, io vado. Votate i miei video. Ragazzi dobbiamo chiudere. Stiamo sforando. Allora, io volevo assolutamente ringraziare Stefano Orlando per averci accompagnato in quest'ora. Ed è stata veramente un'ora molto piacevole. Davvero me. Grazie. Davvero grazie a voi.
ringraziamo tutti anche coloro, oggi sono stati tantissimi, eh? Salutiamo anche tutti quanti, grazie a tutti, grazie coloro che mi hanno fatto insomma un pensiero carino, ma soprattutto a chi? A coloro, a, a coloro, non lo so, che ti hanno, che non l'hanno fatto, esatto. Sempre brava, va bene. Ok, quindi salutiamo Stefano Orlando, io vi saluto, sono Angelo Cicero, accanto a me sempre Ferdi Tripodi, e al volo ricordiamo Vita Bastarda, e facciamo vedere, brava, questa, sì, canzone, brava, che ascoltatela perché è veramente interessante, molto, molto bella, molto 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 bella. Bella, io vi saluto oggi, ragazzi, non voglio salutare con un brano in particolare perché non siamo riusciti in apertura, quindi in chiusura dobbiamo lanciare, anzi la facciamo lanciare a lei la sigla, dai, la nostra sigla, fallo come sai farlo tu, La, si- la sigla, vabbè, nostra, liberi, sigla. Liberi, signori, sigla.